Vabbè, non so cosa dire. Comunque, questo è un documento di ieri scaricato da internet e che porta la testimonianza di un eurodeputato, tal adesso, Ernesto Ultrasun, che è un verde spagnolo, e che denuncia appunto le condizioni in cui vengono chiamati ad operare questi deputati che sentono l'esigenza di verificare, di controllare quello che è l'andamento di questo trattato che la Comunità Europea sta portando avanti insieme agli Stati Uniti e che è il documento generale sul TTIP, e cioè l'accordo sul libero commercio tra Stati Uniti ed Europa. E appunto in questo documento lui denuncia, perché lega in maniera strettissima, non nemmeno in termini militari che già ci sono, ma in termini strettamente economici, no? Sì. No, l'Europa occidentale con gli americani. No, ma la cosa più importante e devastante di questo accordo è che le multinazionali, in particolare quelle della finanza e quelle delle assicurazioni, diventano dei corpi estranei alla normativa nazionale e alla normativa europea. Cioè praticamente sono sindacabili da nessuna magistratura. Sì. Il loro comportamento, il loro atteggiamento, che sia anche delinquenziale, non può essere criticato né censurato né condannato da nessun Stato al mondo, da nessuna magistratura del Stato al mondo. Cioè diventano uno Stato a sé, praticamente sono... Lo sono già, di fatto, ma adesso diventano giuridicamente dal punto di vista politico e istituzionale. Prosegui. In pratica la denuncia sintetizza questo, che dà quasi per scontato che l'accordo sia già fatto e che i documenti ai quali lui ha avuto accesso, tra l'altro tra mille problemi, perché addirittura dice che gli hanno tolto la possibilità di scrivere su un foglio, gli hanno tolto il telefono, eccetera eccetera, che questi, diciamo, accordi a cui lui ha già accesso sono già stati desecretati, quindi praticamente non sono la sostanza dell'accordo. La sostanza dell'accordo è segreto, nel senso che non c'è ancora... No, non è un'ipotesi, è proprio segreta. È un accordo, nel senso che ancora gli atti originali non c'è stato la possibilità di avere accesso. Quindi a partire da questa denuncia, noi che facciamo? Noi abbiamo fatto già la denuncia contro il TTIP, l'abbiamo fatto l'anno scorso a giugno, o a luglio, adesso non mi ricordo. Possiamo ritirarla fuori comunque. E la fine di quest'articolo dice che sicuramente poi troveranno il sistema di rabbonirci e raccontarci che in ogni caso questo accordo viene nei nostri interessi. In ogni caso la verità, e cioè che l'accesso è negato e che comunque la sostanza dell'accordo è segreto, la Repubblica, Corriere della Sera e i giornali telegiornali certamente non ci racconteranno di questi particolari, cioè i particolari raccolti in questa denuncia. Noi abbiamo denunciato proprio per questo fatto qui, perché non è dato stato possibile al Parlamento di poter valutare gli atti nella loro completezza. Allora, e hanno comunque legiferato e hanno comunque votato a prescindere dalla conoscenza degli atti. Questa è una cosa assurda. Diciamo che è assurda quello che fanno questa merda di gente. Cioè continuano a fare le cose alle nostre spalle. Diciamo che ma anche alle loro spalle, perché non sapendo di che cazzo votano, qual è il loro atteggiamento in merito alla funzione. Diciamo che prima di fare un altro discorso di carattere generale, qui bisogna sempre riprendere la questione sostanziale, che cioè vengono selezionati dei personaggi che sono sostanzialmente incoscienti. Poveri idioti. Degli idioti. L'idiota principale, ad esempio... Quello di Dostoevsky. L'idiota di Dostoevsky, che lo vede Dostoevsky nel suo fondamentale romanzo L'idiota, presenta il personaggio di un giovane che è, diciamo, una tabula rasa, però in senso positivo. La presentazione di Matteo Renzi, né più né meno. Ora, Matteo Renzi è un idiota che però fa opere di male, perché basta prendere in considerazione tutto quello che viene fatto dietro la facciata da stronzo della sua faccia, basta prendere in considerazione, si capisce che è il male. Ed è ora noi facciamo vedere alcune cose che ho portato. Intanto facciamo vedere questo quadro. Un quadro di insieme.
un bel quadretto di famiglia, il parentado. Che però qui voglio dire una cosa, come la rivoluzione francese ha dato l'abbrivio a un rivolgimento generale che però ha visto la Francia dal livello veramente infame in cui era caduta fin dai tempi di Luigi XV, una crisi economica e sociale altissima, è morale, è diventata poi un promotore, perché per tutto l'Ottocento si è girato sempre attorno alla Francia. Alla Francia e comunque sia alle vicende napoleoniche, alla cultura francese in la generale. Cina di oggi, se non avesse avuto il motore in questo individuo qui, avrebbe fatto ben poco, e lo dico perché sono sempre stato un sostenitore del valore dei grandi uomini, capito? Ecco. A prescindere dalla trincea dove militavano, a prescindere dal fronte dove stavano. Io sono sempre stato favorevole, ad esempio, a un grande, perché è stato veramente un grande, come Robespierre. Mi si accusa di essere favorevole a un massone, benissimo, magari i massoni fossero come tutti, li iscriverei alla massoneria. Detto questo, facciamo di nuovo vedere alcune cosette interessanti. Abbiamo già fatto vedere prima questo, lo rifacciamo vedere, perché questo è il preludio alle nuove crociate, e questo spiega in maniera inequivocabile che l'ISIS è funzionale, Al-Qaeda, sono tutti funzionali e sono stati tutti creati da loro signori. Se andiamo avanti nell'esaminare questo numero dell'Avvenire, che tra l'altro è un giornale che si presta molto per essere esaminato, serve il coraggio del perdono e della pace, dice il Papa Francesco, chiediamo a Gesù di alleviare le sofferenze dei nostri fratelli. Ora, se c'è qualcuno che non ha mai perdonato nessuno, questo è stato il papato. Bagnasco, sterminio, non si taccia. E cominciano a prepararsi. Il premier iracheno ai curdi, insieme per l'accatto a Mosul. Allora, sterminio non si taccia, perché non hanno tacciato, non ci hanno taciuto sullo sterminio dei tedeschi durante il secondo conflitto mondiale, documentato questo, è vero, sullo sterminio dovuto ai bombardamenti in Italia, di questo non se ne parla, sullo sterminio del dopoguerra, almeno 200.000 morti civili. A te ne rassicura l'Europa, rispetteremo gli impegni. Domani il rimborso di 450 milioni al Fondo Monetario Internazionale. Questo titolo, rispetteremo gli impegni, mi sembra che già ricorre da un mese e più. Sì. Cioè, sì. Un giorno sì e l'altro puro c'è scritto, rispetteremo gli impegni. Allora, che impegni? È passato un mese. Il Fondo Monetario Internazionale è un creatore di moneta, un'organizzazione di usurai. Impegni a che? A nome di che questo capo del governo piglia degli impegni, paga dei soldi a un usuraio, un'organizzazione di usurai? A uno che non gli ha dato un cazzo. E oltretutto. Una volta almeno davano loro, no, gli usurai. Esatto. Tu impegno gli davi il castello e loro ti davano un chilo d'oro. Sì. No? Sì. E cioè aveva un senso anche dargli poi gli interessi, sì, perché ti aveva dato dell'oro. Sì. No? Oggi che cazzo ti dà? Un pezzo di carta? Nemmeno quello. Carta a straccio. La Spagna ha già trovato la ripresa vera. Allora, la Spagna la ripresa vera l'ha trovata. A 500 euro al mese agli operai. Comunque la ripresa vera c'è, e sicuramente la Spagna queste cose le fa, non le chiacchiere di Renzi e dei suoi compari. DEF, non scende il deficit, tagli contro l'IVA più alta, oggi il CDM verso stima del 2,% nel 2016. Ma insomma, qui siamo veramente al delirio, questo è delirio. Con quella faccia da stronzo che appare 20 volte in televisione a dichiarare delle cose inutili, all'Aquila per dire mai più, va ricostruito il futuro. Ma mai più di che cosa? Noi abbiamo saputo e lo sappiamo che gli unici stabili che hanno retto sono quelli che sono stati costruiti durante il fascismo. Com'è che voi organizzazioni di delinquenti avete costruito delle case fatiscenti col beneplacito del Papa, visto che le più grandi società immobiliari sono di proprietà del Vaticano? La ricetta anticrisi di Barilla, attenzione, il colosso ha salvato gli occupati e aumentato gli utili.
Ecco come si fa a aumentare gli utili, salvare i dipendenti, così aumenti gli utili. Bonhoeffer, il cristiano che sfidò Hitler, chi se ne frega. E questo, niente humor, siamo robot, questo è uguale, è bello. Ma siete voi robot? Dove dice il robot non è, perché la caratteristica dell'umano è di ridere, no? E quindi il robot non potrà mai ridere. Non ma voi siete dei robot? No, ma non è vero, non è vero. Ma loro sono robot, allora lascia fare. Allora, vediamo qui quello che c'è scritto qua. Questa è la rivista dei dirigenti. E su questa cosa dobbiamo fare una precisazione. Noi abbiamo denunciato le ragioni per cui un certo ministro, nel caso il ministro Lupi, ha dovuto dare le dimissioni perché si era messo niente un po' di meno di traverso contro Uber. Ma che cos'è Uber? Qui c'è scritto. È un'organizzazione estremamente vasta, coordinata da lor signori. 30 miliardi di euro di fatturato. Esattamente. E qui c'è sta tutto. Non lo sapevo. Diciamo riconducibile questo a Goldman. Capito? Questa è una pagina. Qui c'è sta un'altra pagina. No, sì, sì. Voglio dare un'occhiata. Sì, sì. Qui c'è sta un'altra pagina. Fermo così che poi i nostri amici fissano l'immagine così leggono bene. Ora questa rivista di Manager Italia, che non è propriamente contro il sistema, no, è nel sistema, però certe cose non può che dirle. Vedi, c'è un'ultima cosa che voglio far vedere, perché l'articolo mi è piaciuto. Parlo sempre di una rivista che vede il tutto nell'ottica imprenditoriale, nell'ottica dei manager, certo. E quindi diciamo così in positivo, perché cerca di far vedere nella sostanza quel po' di aspetti positivi che le vittorie dell'impresa italiana. Sì, no, no, vabbè, ma questo non si identifica con l'impresa, questo si identifica con i manager, certo, che è vabbè, una cosa abbastanza comunque fanno parte anche i manager, loro, sì, sono anche i manager dell'economia, ci sono i manager gestionali che gestiscono le risorse umane e quant'altro. Volevo far vedere però questo articolo perché, ecco, euro sull'orlo di una crisi di nervi, ecco, questa è una cosa importante. Direi un po' di più della crisi di nervi. Comunque, quello scrivono così. Continuiamo. Come abbiamo già detto più di una volta, questo è un libro che è stato scritto nel 2009 e che ripercorre un po' quello che aveva scritto a suo tempo quell'economista che è stato assassinato a Parigi, Bernard Marie. Allora, a questo... Per esempio, posso dire una cosa, ho chiesto alla mia amica di Parigi, sì, che sta in Italia, gli ho chiesto ma che si dice a Parigi, che penso, tutti sanno che è una bufala quell'attentato, ma nessuno sa che Bernard Marie era quello obiettivo dell'attentato, anche lei. Quindi nessuno conosce Bernard Marie, o almeno. Beh, certo, era uno scrittore che è giusto le persone informate. No, era uno scrittore, era anche uno dei revisori dei conti della Banca, esatto, della Banca di Francia. Esattamente. E accusava, come ha fatto questo, e scriveva la revisione dei conti, esatto, il libro che ha scritto. Hai capito? È contro questi, anche lui dice le stesse cose, ma come, dice, questi economisti non sapevano queste cose. Eccolo che si chiama Marco Cobianchi, noi a Marco Cobianchi gli diciamo stai attento che fanno uno scherzetto alla Bernard Marie. Voglio leggere un paio di frasi che vale la pena di leggere. Nel corso del 2007 la Banca Centrale Americana ha abbassato ripetutamente i tassi di interesse per evitare che la crisi di liquidità contagiasse l'economia reale, mentre l'ottimo Trichet li ha tenuti stabili con il placet di Alberto Quadrio Curzio.
Qualcosa, c'è qualcosa di stanco e rituale nell'attuale dibattito sulla politica monetaria della Banca Centrale Europea, come se ridurre o aumentare di un quarto di punto i tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea fosse qualcosa in grado di cambiare veramente il corso dell'economia. Questo qui è il Sole 24 Ore che lo scrive ed è del 5 febbraio 2008. Sarà, ma come è stato riconosciuto in seguito, in un momento in cui nei bilanci delle banche si stavano aprendo voragini, non si sa nemmeno quanto profonde, e la mancanza di liquidità stava bloccando l'erogazione di prestiti alle imprese, tenere i tassi alti non aiuta. Questa è una banale considerazione di uno che ragiona. Leggiamo un'altra. Abbiamo capito. Adesso vi spieghiamo. Oh, capo, va bene, sappiamo che gli economisti, tranne poche eccezioni, non ci hanno preso. Ma si potrebbe sapere anche perché tutte le loro teorie, le loro tecniche, i loro grafici e i loro modelli matematici hanno fatto flop? Questo non lo diciamo noi, che l'abbiamo sempre detto, che sappiamo che sono una manica di testa di cazzo asservite, anche perché ignoranti totali, con una cultura molto approssimativa, ma comunque interessati a mettersi a disposizione del potere usuraio. Una cultura basata su informazioni, nozioni e conoscenze già selezionate per l'uso e consumo dell'uso che si deve fare. Come la funzione reale di un'università come la Bocconi. Non Mamma a caso mia, a capo della Bocconi ci sta Mario Monti. Pertoranti come Mario Monti. Con i suoi soliti giri di parole, ancora una volta Sartori è entrato a gamba tesa. Perché gli economisti non hanno adeguatamente previsto e denunciato la follia dei subprime, dei mutui senza sufficiente copertura? Sono quei prestiti che hanno scavato la voragine nella quale stiamo ora affondando. Ma d'altronde queste cose sono proprio di Uber, anche la rappresentante in Italia della Uber è laureata alla Bocconi. È naturale. Guai, li seleziono. Tanto per dire, no? Le soluzioni su. Allora, Questa cosa qui è importantissima, è legata anche al fatto, e questo lo dico per i nostri amici che ci seguono abitualmente, che Lyndon LaRouche, una delle persone più oneste che ho conosciuto, tant'è vero che se torno negli Stati Uniti lo carcerano, tanto per dire che le cose quest'anno. È un perseguitato politico. Da sempre. È stato il primo che ha cominciato a denunciare queste cose, io l'ho letto qualche giorno fa. Si è battuto. Ma è stato proprio il primo. Lyndon LaRouche ha quasi 90 anni, penso. È stato il primo. Ma almeno 40 anni che io so che esule in Francia. No, in Germania. In Germania, scusa. Si è anche sposato una tedesca. Sì, sì. Allora, questo Lyndon LaRouche da sempre ha sempre sostenuto che bisognava ripristinare quella legge americana che separa le banche normali, la Steven-Seagal, dalle banche commerciali, e separare le banche commerciali dalle banche d'affari e cioè finanziarie. Ma devo anche spiegare perché. Avendo eliminato questa legge al momento opportuno, cosa è successo? È successo che qualsiasi banca di carattere commerciale è stata costretta. C'hanno i direttori che sono stati costretti, perché sono obbligati dal contratto per diventare direttore anche di filiale, di portare una serie di contratti fasulli, truffaldini, se no non fanno carriera. Quindi loro hanno l'incarico, il pressing da parte delle direzioni centrali delle loro banche di truffare i loro clienti. Questo è il fatto. Allora, eppure tutti zitti e pronti a bere la favola all'oppio dei derivati, e cioè che il rischio veniva minimizzato distribuendo a tutti in tutto il mondo. Dice, ma intanto il rischio viene minimizzato perché noi facciamo degli altri. Il principio è anche quello del coinvolgere gli altri. È anche quello sia dei multilevel, che poi sono tutti falliti, della ripartizione del rischio, e sia anche quello delle carature, di queste società che acquistano azioni per conto dei clienti, che acquistano praticamente trading
delle parti, delle percentuali di questa società, le quali società sono organizzate, sarebbero organizzate per compensare eventuali perdite avvenute da certe azioni con eventuali guadagni in altre azioni. Questo fatto è stato ampiamente dimostrato essere falso, non solo perché queste associazioni di raccolta fondi con la scusa appunto di investire sulle azioni sono organizzazioni gestite da delinquenti, da gente di malaffare, ma anche perché poi nel momento in cui c'è un crollo in borsa tutte le azioni perdono di valore, non è che ce n'è qualcuno che va in controtendenza, quindi anche questo lo dobbiamo dire. Ovviamente al solito elementare buonsenso può essere solo così, solo se il debito cattivo non diventa gigantesco. Invece nessuno lo ha controllato, è diventato gigantesco e così siamo tutti a rischio. Questo ha scritto Sartori, che non è l'ultimo minuto. I derivati rappresentano il 72% di tutta la massa monetaria mondiale. Esatto. Di tutti i tipi, da quella della riserva dei depositi bancari, che è solo l'1%, esattamente. L'1% sta in banca, il 72% sta nei titoli derivati. Corriere della Sera, 16 ottobre 2008, l'immancabile Giavazzi, per il quale fino a tutto il 2007 la crisi era poco più di un'invenzione di giornalisti un po' arruffoni, a novembre si è convinto che la crisi c'era ed era anche seria, e già che c'era ha spiegato perché è nata. È vero che negli Stati Uniti la politica ha corrotto le regole, in particolare sottraendo alla Federal Reserve competenze sulla vigilanza delle banche di investimento, poi ha avanzato la teoria dell'ineluttabilità del disastro. La crisi sarebbe scoppiata lo stesso perché la costruzione di leve finanziarie elevatissime, anziché all'interno delle banche americane, sarebbe avvenuta altrove, in altri paesi o attraverso strumenti diversi, allora, dalle banche come gli hedge fund e con effetti analoghi. Corriere della Sera, 9 allora, novembre 2008. Occorre sempre fare riferimento a notizie apparentemente slegate tra di loro. Prima o poi ci decideremo, perché ormai sono 5-6 anni che parliamo di questa cosa ma non riusciamo mai a portarla in porto. Il 4 giugno del 2009 la polizia di frontiera italiana, la Guardia di Finanza, su un treno di pendolari che andava in Svizzera. Adesso in Svizzera. Viene lì al confine con la Svizzera, adesso viene a Chiasso. Bloccò due personaggi giapponesi. Uno dei quali, guarda caso, era il cognato del ministro del tesoro giapponese, appena defenestrato. Cioè, era stato buttato fuori dal Consiglio dei Ministri. Questo signore, dentro una valigia diplomatica, c'aveva la bellezza di, ascoltate bene, in buoni del tesorio interbancari della Federal Reserve del 1934, poi andremo a esaminare anche quello, quindi questa storia che stiamo vivendo adesso è partita nel 1929, noi l'abbiamo già denunciata più volte. Questo signore si portava a spasso dall'Italia alla Svizzera la bella somma di 134,5 miliardi di dollari dentro una borsa da viaggio, 134,5 miliardi di dollari che, vi fatti vedere dalla dirigenza del generale della Guardia di Finanza, da esperti monetari, borsistici e quant'altro, è stata dichiarata vera. Dopo due o tre giorni sono arrivati i cosiddetti tecnici della Federal Reserve che hanno detto che erano falsi. Però uno vi deve spiegare com'è possibile che ci siano le cere lacche, le firme autentiche. Non, cioè, è impossibile che ci sia, perché poi dopo la cosa è molto più ampia, ne parleremo. Sono stati trovati tutte in Italia, perché sono stati anche altri ritrovamenti, ad esempio nelle Marche, anche in Toscana, Volterra, c'è stato uno strano ammanco in una filiale di una banca in Sicilia. Ecco. Uno strano ammanco, sì. Non di un conto, di alcuni conti, esattamente, tutti intestati a una signora molto pia, molto devota. Esatto. Allora, tutto questo è un, diciamo,
gioco delle parti che va avanti da almeno dal 1929. Perché? Perché i cari banchieri sono adusi metodicamente a farsi le scarpe gli uni con le altre. Oltretutto, per nostra fortuna. No, ma per nostro, ma tutto questo di cui noi viviamo lo dobbiamo a questa derivazione metodologica dell'azione dei banchieri degli uni fra gli altri, perché è da questa lotta che nasce la crisi. La crisi non nasce oramai più come era nelle carestie medievali o del fine 700-800 con la problematica delle mancate colture, no? Produzioni cerealifere dovute al maltempo, o pestilenze, cazzi vari, eccetera. Il problema è di natura esclusivamente monetaria oramai. Le risorse, i beni, le materie prime, salvo quelle che stanno andando in esaurimento, tipo il tungsteno, il manganese, eccetera, tutto il resto è disponibile sul mercato e c'è a un prezzo più o meno elevato, dipende dalla scarsità del materiale, dalla rarità, dal valore intrinseco del materiale, ma le materie prime ci sono. Se c'è una crisi in atto non è un problema di risorse, è un problema di risorsa monetaria, esclusivamente quella, perché questo viene appunto dalla lotta che le banche si fanno tra di loro e le acquisizioni più o meno lecite che fanno tra di loro, le une contro le altre, e poi ovviamente che scatenano a cascata poi tutta una serie di conseguenze derivanti che poi coinvolgono gli stati, che oggi sono messi sotto scacco attraverso le varie formule di indebitamento messe in atto da questa banda di delinquenti, che fa tutto parte di questa strategia della lotta all'ultimo sangue degli uni contro gli altri fra le banche. Noi siamo solo, diciamo, i microbi che subiscono le conseguenze del lancio di una bomba atomica. Anche noi siamo dentro la bomba atomica, ma non è stata tirata per noi, è stata tirata per altri fini. Poi, come si dice, il diavolo sfugge, no? Al controllo, no? Allora, in chiusura voglio leggere una frase, leggeremo altre volte questo libretto, che va preso veramente come Vangelo. Questo è stato stampato in Italia nel 1983. Allora, per raggiungere gli obiettivi delittuosi avanzati dall'imperialismo è necessario preparare nuovi uomini, automi senza opinioni, moralmente vuoti, esecutori della volontà altrui, educati alla violenza. L'ideologia degli sfruttatori è sempre stata incentrata sulla degradazione dell'uomo. Sin dai tempi remoti si praticava a portare l'uomo alla degradazione, ad una condizione semibestiale, per instaurare il dominio di un'elite sul resto dell'umanità, per ottenere il potere e la ricchezza. È noto che ogni teoria deve avere una sua applicazione pratica. Facendo degradare gli uomini, instillando in loro idee di odio contro l'umanità, affinché siano sempre pronti a quelle misure estreme per che la reazione intende intraprendere contro il progresso, l'imperialismo è costretto ad offrire alla gente un certo ideale di società. Un'illusione o un surrogato di felicità? La società delle uguali possibilità, la società del benessere, la società industriale, la società libera. Quanti termini sono stati inventati dagli apologeti della società capitalistica. Osserviamo adesso a questo riguardo con quali mezzi l'imperialismo moderno degrada gli uomini, cosa si fa al vertice e cosa il vertice propone alle masse, perseguendo in tutto ciò determinati obiettivi politici. Non fu per caso che Fellini chiamò il suo celebre film La dolce vita. Egli volle ricordarci che la vita senza pensieri del vertice della moderna società capitalistica è come un banchetto durante la peste. Il vertice vuole nascondere la propria vita alla gente comune affinché non scoppi uno scandalo. L'industria del divertimento e della corruzione lavora secondo i principi della catena di montaggio. È una fonte di profitto, dà la possibilità di prendere posto tra chi ha le redini del potere.
Non sono pochi i milionari americani, i membri del Congresso, i senatori, gli uomini politici che ricevono dei dividendi dai casinò e dalle case chiuse, ufficiali o illegali. In Italia abbiamo addirittura Massimo D'Alema che è proprietario della catena dei bingo. Esattamente. Quindi no, non solo prende, ne prende i ricavati una parte, ne prende tutti. Esattamente. Ecco il perché dei 98 miliardi di tasse eluse abbonate. Ma la moglie, nella veste di chissà quale bibliotecaria, ha in mano i dossier del Licio Gelli e quindi è un super ricattatore il personaggio, lui e la moglie, forse più la moglie che lui, altro una testa di cazzo qualunque. La celebre Las Vegas, la capitale americana dei divertimenti, appartiene a molti e probabilmente soltanto uno scandalo colossale potrebbe farcele conoscere i nomi degli autentici padroni. Ma la cosa non ha importanza, oggi ce n'è uno, domani ce ne sarà un altro. È essenziale invece il sistema, un sistema che dà profitto e che nel contempo diffonde l'epidemia della dissoluzione. A proposito di quella della denuncia che noi abbiamo fatto stamattina, i rappresentanti della classe dominante, arricchendosi e divertendosi, creano intanto l'illusione che anche la gente comune possa fare altrettanto. Non per niente si vive nella società delle uguali possibilità. È sufficiente dare sfogo agli istinti più bassi e creare quindi una nuova cultura accessibile a tutti. L'applicazione moderna della vecchia parola d'ordine. Una non cultura, diciamo meglio. Certo, l'applicazione moderna della vecchia parola d'ordine di panem et circenses ha richiesto forme, metodi e mezzi nuovi. Il circo viene sostituito da spettacoli che abbassano il livello culturale dell'uomo, degradano l'intelletto, risvegliano gli istinti peggiori. Del pane si può fare a meno, offrendo al suo posto alcolici e stupefacenti. In questo modo l'uomo penserà di meno e non sarà capace di azioni coscienti. Questo è stato scritto all'inizio degli anni 90. È amorale, certamente, anzi criminoso, però vantaggioso. Di nuovo sorge spontaneo un confronto con il passato. E con questo chiudo. Quando Saint-Just, grandissimo rivoluzionario, ammazzato giovanissimo, 25 anni, tuonava: nessuna libertà per i liberticidi. Ed è quello che pensiamo esattamente anche noi.